appena uscito dalla palestra e oggi voglio parlarvi di quella vocina interiore che ci rovina la vita e non ci fa essere felici. Ti è mai capitato di sentirti inadeguato, di non sentirti mai abbastanza per una determinata cosa? Molte volte questo è dovuto da quella vocina interiore, da quel senso di autocritica che noi abbiamo, che però non ci permette di essere delle persone felici. Allora ci sentiamo bloccati, magari ci sentiamo bloccati nel fare dei colloqui di lavoro, nelle relazioni anche, quindi nell'accettare che magari una persona possa corteggiarci, perché magari non ci sentiamo abbastanza. E quella vocina che abbiamo è sempre lì pronta a dire la sua, a criticarci, a sminuirci. In realtà quella vocina è un giudice interiore che tutti noi abbiamo, chi più chi meno, ed è dovuto molto dal nostro vissuto, dalle nostre esperienze passate, dal rapporto che noi abbiamo avuto con il gruppo di amici, a scuola, con i genitori, se siamo stati vittime di bullismo anche. E con il tempo da adulti ci rende delle persone insicure questa vocina interiore. Quindi dobbiamo cercare in qualche modo di capire da dove viene quella vocina interiore, qual è l'origine di quella vocina interiore e poi riuscirla a gestire, se non a sconfiggerla, in modo tale che non ci ostacolerà più nel raggiungimento della nostra felicità e serenità.